Popcorn, il podcast di Outcast.it dedicato al cinema e all'adolescenza. Io sono Andrea Maderna e oggi con me ha un passato da youtuber di successo Andrea Peduzzi. Uè. Vedi, se sente anche un passato di adolescente di successo. Vabbè, questa è meno credibile che youtuber di successo. Da adolescente perlomeno, non passato. Allora, adolescenza è meglio. Ok, va bene. Adolescenza, perché? Perché volevamo in realtà registrare a inizio settembre questo podcast per essere vagamente tempestivi su due dei quattro film di cui andiamo a parlare, che sono usciti fra metà agosto e appunto inizio settembre. Ne parliamo adesso perché così è successo, ma insomma tanto alla fine sono tutti film in qualche modo recuperabili e oltretutto dubito che siano usciti in molte sale quando sono usciti al cinema, quindi va a finire che è più facile che la gente riesca a guardarli adesso che due mesi fa. Quattro film, perché sono quattro film che parlano tutti più o meno di adolescenza, vanno dall'ingresso all'uscita dall'adolescenza, se vogliamo, li ho messi anche proprio in ordine in quel modo, e più o meno tutti sono tutti di quest'anno / anno scorso, come diciamo uscite originali. In Italia sono arrivati tutti quest'anno tranne uno che ancora non esce. E niente, vanno dal gradevole al molto bello e mi sembrava carino parlarne appunto raggruppandoli così, visto che ormai gli Outcast Popcorn li facciamo, se riusciamo a dare un senso tematico alla puntata, tipo quella famosa puntata che non ascolterete mai perché non si è registrata e che siccome non c'eri tu Andrea era la più bella di sempre. Sì, come sei rassegnato. No, ma io ormai vivo la vita così. Un quarto di miglio alla volta. Sì, ma anche meno. Un quarto di un ottavo di miglio alla volta piano. Ok, va bene. Allora, partiamo da 8th Grade, che in Italia è uscito come 8th Grade / terza media, ed è uscito direttamente sulle varie piattaforme di streaming, insomma, è acquistabile dai vari... Sai che non me ne viene in mente uno, perché non è su Netflix. È su Cili, bravo, ecco, Cili. Posso dirtelo anche su, con... E anche su iTunes, sul Microsoft Store, insomma un po' tutti questi posti dove si possono, su Google Play, tutti, perfino sul negozio PlayStation, tutti questi posti dove si possono comprare i film, lo trovate, non lo trovate su Netflix. Se andate su justwatch.com/.it e trovate tutti gli store dove è disponibile. Ok, sì, va bene, ma anche su Google, cioè l'ho cercato su... Ma è arrivato Google. E ho cercato su Google 8th Grade terza media e mi sono usciti tutte le cose che ho appena detto. Ad ogni modo, che cos'è 8th Grade? È il film d'esordio alla regia di Bo Burnham, che è veramente una star di YouTube. È stato uno fra i primi ad avere successo su YouTube. Peraltro aveva iniziato, ascoltavo un'intervista, letteralmente, cioè quando YouTube è stato aperto da poco nel 2006, aveva messo su dei video di lui che cantava perché voleva farli vedere ai parenti, e poi da lì è diventato un youtuber abbastanza di successo, è diventato comunque un autore, un comico, fa spettacoli, cantante, e magari l'avete visto in The Big Sick, film di cui parlammo un po' anche su Outcast Popcorn. L'ho visto anche io Big Sick. Esatto, lui è uno dei comici, colleghi, amici del protagonista, quello biondo. E vabbè, insomma, è apparso anche in un episodio di Parks and Recreation, di qua e di là. 8th Grade è il suo primo film da regista, scritto e diretto da lui, e comunque parla
sia di cose che non conosce che di cose che conosce, nel senso che la protagonista è una ragazzina che sta finendo le scuole medie, quindi non esattamente la sua esperienza personale, però è una ragazzina che si esprime su YouTube, fa questi video visti da pochissime persone in cui parla di, della sua vita, di problematiche, di cose che le interessano, dà consigli. E mi ricordo che ascoltavo un'intervista a Burnham che lui diceva proprio che voleva parlare di tutta questa gente che c'è sui social network, che parla, che dice cose che magari non ha successo, nessuno se la caga, però insomma è gente comunque che ha magari qualcosa da dirlo, che comunque è gente interessante, e in generale è interessante come fenomeno. In realtà poi il film è soprattutto sull'esperienza di lei, ragazzina che sta finendo l'ultimo anno di scuola media, appunto, e si prepara alla fase successiva della sua vita, se vogliamo. L'attrice, tra l'altro, è Elsie Fisher, che era, credo, non esordiente, ma quasi, nel senso che vedo che ha fatto un paio di altri film. Ha doppiato, non conosco il ruolo, tu li hai visti Cattivissimo Me? Ne ho visto solo uno, ho visto solamente il primo, doppiava... Una delle tre orfanelle, tale okay. Agnes. E vabbè, insomma, comunque una carriera ancora agli inizi, magari adesso... attenzione, è la doppiatrice americana di Masha in Masha e Orso. Ma pensa... Serie animata che chi ha figli probabilmente conosce, e tra l'altro è nella seconda stagione di Castle Rock, è la figlia di Lizzie Kaplan, che è poi il personaggio di Katie Bates da giovane, il personaggio di Katie Bates in Misery non deve morire da giovane. E vabbè, insomma, doppierà in Adams, nel nuovo cartone animato sulla famiglia Adams, insomma, comunque lei è bravissima, tra l'altro. E in generale a me il film è piaciuto molto, sono curioso di sapere tu cosa ne pensi. Allora, è stato uno di quelli che mi è piaciuto di più, okay. tra l'arisma di... Ma in realtà mi sono piaciuti tutti. Tra l'altro dicevi quattro, io adesso ne ho presente solamente tre, però ci arriviamo dopo. Cioè, poi c'è... Tre ti ho detto di guardarli io, uno l'hai visto perché sei andato all'anteprima. Addirittura? Sì. Ed era? Teen Spirit. Ah, grazie, ma l'hai visto anche tu quello? Sì. Okay, Vai, io li vedo. Bene. Sì, no, ok, ora sono sul pezzo. Infatti non... Tra l'altro io, scusate, ma visto che se era settembre avevo addirittura per caso per sbaglio cancellato gli appunti su Google Drive. Ma è una domanda. Sì, però vabbè, comunque me lo ricordo bene. Perché tu hai questa, ricordiamo al nostro gentile pubblico, hai questa capacità di cancellare tutto ciò che poi no, ti servirà. No. Allora, io ho la capacità di cancellare per sbaglio tutte le mail, ma vabbè, ma ne parliamo in un altro momento. Esatto, comunque, bravo. Così, questo l'ho cancellato per sbaglio, però lo ammetto, nel senso che non c'era intenzionalità. Sta di fatto che comunque sì, mi è piaciuto sia prima di tutto il modo in cui effettivamente viene presentata questa ragazzina e il modo in cui affronta il passaggio d'età, ma anche il rapporto col padre, il suo rapporto con gli altri, è comunque un coming of age interessante, fatto bene, delicato. L'attrice è bravissima, nel senso che comunque secondo me è stata veramente brava a rendere, diciamo così, quel, non so come dire, quella doppia dimensione di chi cerca di essere a posto su YouTube, perché poi in realtà lei fa questi video in cui dà consigli e tutto, però tanto li finisce sempre con un, come si può dire, un gimmick che si è inventata l'attrice, tra l'altro. Poi ho visto anche su YouTube che c'era una storia legata a questa chiusura che fa lei alla fine di ogni video, e quindi cerca di essere inserita così, ed è bello poi come il film invece presenta il contraltare, cioè come lei in realtà vive questa situazione di cui parla, cioè magari su YouTube dà consigli, spiega di essere a proprio agio, di mettersi in gioco così, lei poi va, per esempio c'è un momento in cui va a una festa di un'amica, o amica per così dire, nel senso di una ragazza, è la classica festa delle medie, nel senso lei viene invitata perché la madre della festeggiata la invita, e quindi lei dice vabbè, cosa faccio, vado o non vado, alla fine ci va. Non è completamente gradita, non è completamente inserita, però in qualche modo cerca di mettere in atto così che lei stessa dà al pubblico prima ancora di andare a questa festa, e poi viene, cioè si vede poi come in realtà viene vissuta questa cosa, mettendo in gioco quella timidezza, quelle situazioni impacciate che possono essere davvero successe a tutti, sono successe persino a me, ex adolescente di successo, quindi insomma no, mi è piaciuta moltissimo. Mi è piaciuto molto poi anche come cresce, come
come affronta poi il suo rapporto col padre, perché lei ha questo genitore, adesso tra l'altro non ricordo, lei non, sono separati o è orfana di madre, non ricordo se, tra l'altro se nel film Onestamente, allora, viene specificato addirittura. l'ho visto, diciamolo, a maggio, quindi, vabbè, però se non sbaglio c'è una scena in cui viene accennato al fatto che la mamma se n'è andata, per cui secondo me sono separati. Beh, comunque c'è anche questo bel rapporto col padre che è molto apprensivo, che la segue, perché poi c'è anche un momento in cui lei, come spesso capita in questo tipo di situazioni, da un lato lei non si integra con le sue coetanee perché è molto timida, molto impacciata, magari non particolarmente attraente o comunque già, come si dice, già teenager come altre, lei comunque ancora proprio una ragazzina. E contemporaneamente però questo la porta a entrare in empatia con magari gente più grande, per cui quando lei va a un certo punto del film a fare la visita alla scuola superiore, diciamo come spesso succede in America, si vede nei teen drama o in queste situazioni c'è una guida, uno chaperone, mi pare si dica, che la porta in giro per la scuola, così lei diventa amica di questa ragazza più grande, inizia anche a sentirla così, poi da lì si crea una situazione in cui lei esce con dei ragazzi già delle superiori, il padre va al supermercato, la spia, insomma, non so, è una sorta di tempo delle mele più realistico e con meno sentimenti, ma neanche troppi, perché poi alla fine c'è anche una situazione con un altro ragazzino già a suo modo, anche lui non completamente inserito, che conosce una festa. Non Sì. so, Tra bello, fresco, girato bene. l'altro, perché per essere un esordiente fa anche cose non banali a livello di composizione, di scelte di fotografia. C'è una scena in cui lei è in camera che cammina e parla, da sola e c'è la macchina da presa molto vicina, la luce che cambia, che ti mostra proprio lo stato di confusione, di agitazione che ha. Cioè, ci sono cose anche tutto sommato non banali, e questo devo dire secondo me è una cosa ricorrente in tutti e quattro i film di cui parliamo. Spesso le commedie, le teen comedy americane tendono ad essere un po' piatte, ma vale in generale per le commedie, perché c'è un po' questa convinzione che non devi distrarre dalle risate, quindi tendono ad essere tutti film girati in maniera molto scolastica. E invece qui secondo me c'è una discreta anche fantasia nella messa in scena, voglia di fare cose particolari. Con padronanza, adesso vabbè, sicuramente si sarà fatto aiutare da un bravo direttore della fotografia, quel che vuoi, ma insomma, per un esordiente non è neanche un film girato in maniera banale, tutto No, 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 sommato. è a metà tra stile, non so, Sundance e Mottola, non so, per dare. Sì, però devo dire, senza quell'aria un po' sborona Preziosa. che spesso hanno quei film indie, quel ti faccio vedere che so fare le figate. Qua mi sembra tutto molto, molto, molto sensato, molto usato nella maniera giusta per comunicare qualcosa. Devo dire, Sì. mi ha E a colpito. volte anche solo per fare da contrappunto tra lei che è su YouTube in una situazione statica in cui cerca di essere padrona della situazione e poi di contro la vedi dopo, mentre è agitata e la scelta di regia ti comunica molto bene questa cosa, oltre all'attrice. Sì, tra l'altro io mi aspettavo, in questo senso, non ne sapevo granché, cioè sapevo che esisteva questo film che aveva fatto sto Bo Burnham e che ne parlavano tutti molto bene, e visto il tema mi aspettavo la classica teen comedy americana che la butta molto sul ridere, che c'ha anche un po' di sentimento, ma la butta molto sul ridere anche in maniera un po' demenziale, prendendo in giro i suoi personaggi, e mi aspettavo che facesse quella cosa lì giocando sul fatto che lei si rende ridicola su YouTube. E in realtà non è assolutamente quello, ed è un film in cui c'è qualche risata, e c'è anche qualche risata che viene da questo, ma è soprattutto un film che parla di quel senso di inadeguatezza, di non avere un tuo posto, un tuo contesto, non sapere chi sei e cosa fare, che più o meno, magari non ti piglia necessariamente alla fine della terza media, però c'è un momento fra la fine, cioè fra quando inizia l'adolescenza e quando finisce, ce l'hanno tutti i momenti in cui, ma chi cazzo, cosa devo fare, chi sono, dove vado. Ah beh, sì, assolutamente, ma è proprio bravo a farti empatizzare con provi imbarazzo per l'imbarazzo della tipa, ma provi anche imbarazzo per te stesso, perché magari in situazioni così ci sei trovato o ci è mancato poco, quindi non so, funziona molto bene da quel punto di vista, è un film che Sì. empatizza molto col pubblico.
Poi molto bella la scena in cui parla col padre lì al falò, molto bella la scena in auto, senza stare Bellissima lì senza entrare. a... Sì, però bella perché non è come dire, stucchevole, cioè non è esagerata, non è la normalità con cui succede quello che succede in quella scena in auto e che lo rende anche più agghiacciante, se vogliamo. Sì, assolutamente. Vabbè, allora facciamo una piccola parentesi. Prima di fare una piccola parentesi spoiler, perché comunque immagino che questi film facilmente chi ci ascolta non li ha visti, quindi voglio consigliarli senza rovinarli. Secondo me è assolutamente un film da recuperare. Tra l'altro, cioè, rendiamoci conto, non è non... Green Book. Non era nemmeno agli Oscar questo film, quando vinceva Green Ma Book. perché non c'è, non essendo un film razzista. E Ok, non vabbè, essendo un film razzista che finge di non essere razzista, quindi sì. comunque 8th grade, terza media, assolutamente recuperatelo. Se non volete spoiler, controllate sulla scheda, saltate al prossimo argomento perché vorrei fare una piccola parentesi. Quella scena in auto è bellissima. Ed è bellissima perché, a parte appunto la normalità con cui viene raccontata, e riesce a fare tutte le cose che in un altro film sarebbero super stucchevoli, di maniera esagerata, le fa in maniera completamente asciutta, ma fa quelle cose lì, cioè ti fa vedere come per il ragazzo è normalissimo comportarsi in quel modo, ed è normalissimo anche poi far sentire in colpa lei per quello che è successo. Anche pensare, ma quindi si può parlare, cioè non ho capito se è spoiler o non spoiler. Sì, spoiler, spoiler. Sì, beh, è anche molto bravo a presupporre il fatto che, vabbè, entriamo nello specifico, quindi visto che è spoiler, stanno tornando da questa uscita con lei, è uscita con gli amici del liceo della sua mentore, diciamo così, Sì. e per tutta la prima parte sono in questa, come si dice, food court dei centri commerciali, a pranzo, a mangiare così, e c'è il padre che la spia da lontano perché non si fida, così sembra una situazione, diciamo, anche leggera. E anche lì, tra l'altro, lei stessa, è molto bello perché anche in questo dialogo prima lei riesce a comunicarti il fatto di, ok, sì, sono con quelli più grandi, mi capiscono di più, ma non sono nemmeno parte di loro. Cioè, non sono neanche, però vabbè, alla fine viene accompagnata a casa da uno di questi ragazzi. Questo, tra l'altro, nonostante l'attore, tra l'altro, anche la scelta dell'attore sono tutti davvero ragazzini, non è che sono i 25enni che fanno i 18enni, roba del genere. Comunque, questo a un certo punto si propone, nel senso, si propone con una molestia, ovviamente, nel senso, mettendosi dietro, tutti e due seduti dietro così, e lui dà anche per scontato che, ok, questa fa le medie, io sono comunque un figo del liceo, contestualmente parlando, perché poi non è Dylan McKay, poi dice, è ovvio che questa ci deve stare, o ci può stare, cioè, magari se faccio la mossa, cioè, è tutto veramente, assolutamente, contestualmente realistico. Sì, ma poi le cose tipo facciamo un gioco e si rigira il... com'è che si... com'è in italiano? Verità o... Obbligo verità. Obbligo verità per fare in modo che lui finisce per togliersi la maglietta e poi dire a lei di togliere... Sì, quella scena lì è davvero disturbante, senza essere Sì. stucchevole, perché comunque tu dici, cazzo, però, cioè, la senti proprio il disagio di lei, la percepisci la violazione, cioè viene Sì. percepito senza essere esagerato, senza essere. Ma anche il non sapere, cioè non sapere minimamente di che cosa sia quella situazione, e boh, magari è normale così e sono io che sono, non so come Sì, comportarmi. sono gli adolescenti, è una cosa, magari gli piaccio, chi lo sa? Sì, In vero. realtà è una molestia totalmente. Sì. No, veramente, veramente bello. Tra l'altro, non l'abbiamo detto prima, vabbè, pazienza. L'attore che fa il padre è Josh Hamilton, che era il protagonista di Kicking and Screaming, che è il primo film di Noah Baumbach, un film su età collegiale più che adolescenziale, però insomma un film abbastanza popolare in America. Forse da noi ha avuto meno impatto. Si parla del 95 Ah, come ok, quindi anno probabilmente di uscita. questo ragazzo faceva lo studente di college. Sì, qui fa il padre di lei, lì era studente di Quindi magari college. c'è anche proprio un passaggio di consegne meta, immagino, Volendo, presumo. sì. Va bene, dai. Allora, 8th grade, come ho detto, lo trovate nei vari luoghi per il download. Poi invece c'è Mid-90s, che ma tra l'altro ho realizzato adesso, cioè, l'avevo realizzato anche quando avevo fatto la scaletta 2 mesi fa, però adesso, durante la registrazione, sono tutti esordi alla regia questi.
Il secondo è questo Mid-90s, che è l'esordio, appunto, alla regia di Jonah Hill, l'attore che, vabbè, insomma, penso abbastanza noto a chi ci segue. Gli ultimi film che ha fatto era in War Dogs, era uno dei due protagonisti della serie su Netflix Maniac, vabbè, poi 21 Jump Street, 22 Jump Street, Wolf of Wall Street, Moneyball, fino a Del Superbad. nuovo Superbad, secondo Esatto, me, qua, che quando poi ti lui era interpreterà. protagonista di un film adolescenziale, se vogliamo. Sì, tra l'altro con Emma Stone, che poi si ritrovano assieme in Maniac. Esatto, e vabbè, poi tra l'altro Superbad sicuramente lo citiamo nuovamente dopo, quindi non dilunghiamoci in questo. Mid-90s è il suo esordio da regista ed è un, come dire, un film in cui fondamentalmente credo lui vada molto a pescare, anzi, non credo, lui va molto a pescare nella sua di giovinezza. È ambientato metà anni 90, tra l'altro ha scritto lui anche la sceneggiatura, e racconta di questo ragazzino, anche qua preadolescente, che si ritrova, essendo appassionato di skateboard, frequenta sempre il negozio di skateboard locale, dove comunque lavoricchiano ragazzi un po' più grandi di lui, o che comunque è frequentato da ragazzi un po' più grandi di lui, finisce per entrare nella loro cerchia e andare un po' in giro con loro, ed è un film di quelli. Un po' alla C'era una volta Hollywood, un hangout movie, passiamo un paio di giorni assieme a sta gente qua, se vogliamo, con lui e le sue esperienze con questi ragazzi più grandi di lui, tra l'altro con anche il fratello, che è un Lucas Hedge, che di solito fa sempre il ruolo di quello un po' impacciato in difficoltà, e qua invece è tipo il fratello neonazista Il fratello praticamente. cattivo che picchia il fratello più giovane. Esatto, sì. Mi ci sono ritrovato perché sono stato un fratello maggiore cattivo. Sì, e io tra l'altro ricordo di aver ascoltato un paio di interviste a Jonah Hill, che lui parlava proprio del fatto che ci teneva a raccontare quel contesto culturale lì, cioè nello specifico qua si parla di Los Angeles, però in generale Los Angeles, che credo sia comunque anche dove è cresciuto lui, potrei sbagliarmi, fammi vedere dove è nato, sì no, lui è comunque di Los Angeles. No, ma è assolutamente biografico il film. E Autobiografico. soprattutto lui voleva raccontare quella cultura lì, la cultura degli skater anni 90, quel contesto, quella gente, in una maniera, per dirla così, che piacesse a chi fa parte di quella comunità lì. Cioè, che tipicamente nei film sono solo cliché o usati come contesto per fare colore, eccetera. Lui voleva raccontarli in una maniera che avesse un minimo di attinenza con la realtà. E tra l'altro poi nelle interviste si sente proprio l'orgoglio e il piacere di sapere che comunque è stato apprezzato da gente che di quel contesto lì faceva piacere. Peraltro ci sono anche degli skater professionisti che fanno delle apparizioni nel film, e l'attore molto bravo, di cui adesso mi sfugge il nome, Nakel Smith, che è il ragazzo quello di colore. Sì, quello che diventa, diciamo così, il suo esempio. Sì, che ha un po' la prospettiva di diventare anche lui, la speranza di diventare un professionista. In realtà lui quello è, cioè nel senso è uno skater ed è la prima volta che recita in questo film. È bravissimo, tra l'altro. Sì, infatti, fa abbastanza impressione. In generale, devo dire, tutti bravi ragazzini. Ha un taglio un po' diverso da Eighth Grade, anche se secondo me in comune ha un po' quel senso lì di ragazzini che cercano di trovare un po' il loro contesto, e quel mix di malinconico, punta di drammatico, e qua e là la risatina. C'è questo personaggio folle, fuck shit, che è uno dei ragazzi lì. Ecco, la cosa bella secondo me, poi vorrei sapere cosa ne pensi tu, è che comunque è uno di quei film in cui anche quello che sembra un po' lo stronzetto del gruppo in realtà è semplicemente all'interno delle dinamiche dei gruppi di ragazzini, e lo si vede molto nella scena finale, in cui si vede che hanno questo legame fra di loro e si vogliono tutti bene, che è una cosa che a me è piaciuta molto. Non c'è lo stronzo che è il cattivo, tra virgolette, del film. Io ho trovato molto bello anche questo, molto, molto toccante alla sua maniera. Sì, tra l'altro anche questo girato in 4/3 per rimandare all'estetica proprio degli anni 90. Ci sei? Sì, no, è che Ah, sì.
Ok, no, pensavo che fosse andata bene la distorsione. No, dicevo, filmato in 4 terzi, per cui comunque anche straniante da vedere. Poi adesso è un po' che è passato un po' di tempo, non ricordo come fosse la grana della pellicola, se anche quella fosse leggermente invecchiata o meno. Sì, Però... non è quella roba esagerata No, non alla è... Robert Rodriguez che fa Grindhouse, però sì, ha un po' quell'aria, voglio dare il gusto del video anni 90. Oddio, e secondo me descrive molto molto bene, allora io non ho mai vissuto ovviamente la scena skate a Los Angeles, però diciamo mi è capitato di avere un po' a che fare con una scena diciamo analoga, però non lo so, non so nemmeno se è possibile fare paragoni, però in qualche modo le marche, i contesti, il modo comunque arriva nella direzione giusta, per cui secondo me comunque ci prende. Mi ha ricordato molto Paranoid Park senza la parte thrilling come atmosfera, nel senso un'atmosfera asciutta. Poi vabbè, sarà che anche lì c'era il ragazzino con lo skateboard, che la stessa pettinatura per cui magari mi sono fatto influenzare sovrainterpreto, però c'è davvero quella voglia di raccontare una cosa senza scendere nella commedia, ma senza nemmeno toccare il drammatico o l'eccessivamente drammatico. È tutto molto, non so come dire, asciutto, realistico. Anche le scene in cui è anche affascinante il fatto che davvero il protagonista sia davvero un ragazzino, che anche in questo caso si trova ad andare con ragazzi più grandi. È molto bello come viene costruito il rapporto tra lui e l'altro ragazzo, il suo coetaneo, che lo introduce in questo gruppo di skater più grandi, ma che a un certo punto in qualche modo finisce per passare in secondo piano rispetto al protagonista, perché magari boh, riesce più simpatico. Poi mi pare che succede anche una scena in cui lui si guadagna la fiducia del gruppo, però adesso non ricordo bene cosa succede. Forse gli viene regalato uno skateboard, per quale motivo? Ti ricordi? Allora, perché gli regalano skateboard? Uno dei momenti in cui ottiene parecchio clamore nel gruppo è quando alla festa finisce in camera con Sì. la ragazza. La ragazza che lo svezza, la nave scuola, diciamo così. Sì, Sì, in finisce in generale camera con una comunque questa ragazza più cosa che grande, dici... e lui è proprio Questa... ragazzino, è un bimbo praticamente, per cui Sì, fa anche è... impressione come viene raccontata questa cosa per certi versi, perché non è... cioè capisci che è una situazione davvero un po' realistica, e proprio perché è realistica è quasi anche un pochino... disturbante, non so, per certi versi, proprio per una questione di fisica. Sì, però comunque non l'ho trovata. Cioè, non è Kids, per Ecco, capirci. Ah, bravo, sì, non è Kids anche se un assolutamente. po' pesca, secondo me, da Kids come messa in scena, come Sì, ma estetica. è un po' Kids, un po' Paranoid Park senza la componente thrilling, senza l'ultraviolenza e l'AIDS di Kids. Sì, è una versione più... Vabbè, questa è gente che poi è cresciuta e non gli è successo niente di male. Sì, è una versione di gente che quel passaggio lì se l'ha vissuto, ma come un passaggio normale, formativo, regolare, con i suoi pro e con i suoi contro, e non come un'eccezionalità che ha, diciamo, portato a delle derive, diciamo, non particolarmente felici, ecco. Sì, sai cosa, che si lega, penso, a quello che stavi dicendo tu? Il fatto che è molto attaccato al punto di vista del ragazzino protagonista e dipinge un po' tutti i personaggi, secondo me, in maniera molto credibile come li vede lui. E quindi proprio si percepisce l'ammirazione per quelli più grandi, la voglia di diventare quelli più grandi. E anche il fatto che probabilmente all'inizio c'è un po' di ammirazione per suo fratello, ma quando poi scopre quanto sono fighi i ragazzi che hanno più o meno l'età di suo fratello, che conosce lì in mezzo allo skateboard, suo fratello diventa un po' uno sfigato. E suo fratello poi è vero, è un po', ma anche come si veste è un po', è proprio un po' tamarro, è quasi un outsider a suo modo anche il fratello. Sì. Non è... C'è proprio questo sguardo molto vicino, molto, molto dentro e molto rivolto all'esterno rispetto alla sua figura, che magari è approfondita solo fino a un certo punto, è più rivolto a quello che vede, quello che incontra, quello che ammira, quello che vuole essere. Cioè, trovo che sia anche un buon modo di raccontare quel momento lì, quel momento in cui non sei ancora adolescente, non sai neanche cosa significhi diventarlo, ma aspetti di diventarlo perché vuoi fare le cose fighe che fanno i ragazzi che hanno 3-4 anni più di te. Sì, assolutamente. No, bello, tra l'altro c'è anche il rapporto tra lui e la madre che è costruito molto bene. La madre che adesso mi sfugge il nome dell'attrice, la protagonista di Alien Covenant, è possibile?
Sì. Ma anche di Harry Potter dell'ultimo ciclo. Sì, aspetta, c'ho un vuoto, un nome un po'... Catherine Waterstone. Bravo. Sì, molto, molto... Cioè, non è che sia un personaggio con grande spazio nel film, però No, è però a un corteggiato certo molto punto, bene. quando vede, ovviamente come tutte le madri, quando vede questo ragazzo che semplicemente è stato una casa un po' sbronzo, fa... cioè, a un certo punto questo ragazzino non è che fa niente di che, però giustamente va in ambienti dove ragazzi più grandi che vanno in skate, dove magari ci sono anche, come si vedeva già imparando il parco, dove la cultura skate si mescola anche con la cultura underground, ma veramente underground, nel senso che magari vanno a fare skate dove ci sono anche i senza tetto, persone... un po' in difficoltà perché questo ragazzo inizia ad esporsi anche a quel tipo di situazione di cultura, beve e poi giustamente la madre, che a prescindere dai giudizi è apprensiva e preoccupata, va da questi ragazzi e si pone anche con loro in maniera, prova a essere autoritaria, ecco. Sì, Secondo me assolutamente. funziona molto bene anche quella cosa lì. Però secondo me, ecco, la cosa che diciamo tra i rapporti che nel film si instaurano, quelli che ho apprezzato di più sono quelli tra il ragazzo che vuole essere skater professionista e il suo amico che invece è un po' più cazzone, giustamente perché magari in quel momento della sua vita vuole solamente pensare a divertirsi, andare alle feste, andare con le ragazze così, e quindi abbandona un po' quella promessa, per cui c'è un po' il momento Mercoledì da Leoni. Poi anche il rapporto appunto tra lui, tra il protagonista e il ragazzo che lo introduce nel gruppo, che è anche più povero, è molto delicato il modo in cui è costruito quel rapporto tra di loro, perché si percepisce l'invidia che cresce da parte dell'uno verso l'altro, i ruoli che si invertono, insomma è fatto molto bene. E Sì, poi è sono. molto bello da vedere, ecco, nel senso bella fotografia, pulita, molto, non so come dire... realistica al giusto, ma senza risultare Senza risultare film italiano del 98. bravo, bravissimo. che con quella cosa spenta, ma spenta male. Va bene, allora, mid-90s, mid-90s. Secondo me è un film meno, complessivamente meno riuscito di Terza Media, nel senso che è un po' più, però è comunque molto più affascinante, tra l'altro è pieno di roba vintage, Super Nintendo, robe così, per cui è anche affascinante da guardare in quell'ottica lì, volendo. Sì, è vero, è vero. Anche se noi, vabbè, siamo di una generazione precedente a quella raccontata. Ma in realtà, poi alla fine siamo Ma noi più... siamo più o meno l'età di... In realtà Secondo me siamo siamo... tra i fratelli maggiori e quello lì. Beh, Sì, esatto, siamo basta leggermente guardare più quanti vecchi. anni ha il regista, come si chiama? Jonah Hill. Poi. Sì, lui è Ma è dell'83. 81, 83, perfetto, sì, c'è quello Sì, di scarto lì. Meno ha 6 anni più di me. Va bene, quindi mid-90s. di te. Sì, scusa, Meno meno di di me. te. Super, super consigliato anche mid-90s. E questo È non è comunque un bel uscito. film sugli anni 90, dove si vedono davvero gli anni 90, senza che il tema siano necessariamente solo gli anni 90, nonostante si intitoli Mid-90s. Sì, no, non è assolutamente uno di quei film che campa solo del suo essere ambientato negli anni 90. Lo è, si vede, li sfrutta bene, ma non è assolutamente una componente fondante del film, e proprio per questo lo diventa. Ha molto altro da dire, quindi lo dice bene proprio perché è abitato lì. Esatto. Cioè racconta alla grandissima gli anni 90 proprio perché non è la cosa su cui si concentra di più farlo. E quindi bene, bene, bene. Segnalo che questo qui, dei quattro film di cui parliamo, è l'unico non ancora uscito in Italia, è però uscito da un pezzo in America, addirittura a fine 2018. Cioè un anno fa, perché ottobre 2018, infatti è disponibile da tempo sui servizi di streaming americani, quindi insomma in qualche modo da qualche parte lo trovate se lo Non è volete. escluso che possa finire tra i ripescati della prossima estate, visto che adesso alcune case di distribuzione italiane ripescano film delle annate precedenti, li buttano fuori doppiati magari a distanza anche di un anno e mezzo, 2 anni, quindi Può può essere essere, in che... effetti, se devo essere sincero, mi stupisce che non sia uscito Eh sì, perché neanche. Jonah Hill, gli anni No, 90... ma mi stupisce che non sia uscito neanche in stream, cioè che come è uscito Eighth Grade Eh no, ma infatti direttamente. secondo me è possibile che sia stato, che sia lì da parte in qualche cantuccio che Esatto, gira sì, in magari sala. qualcuno l'ha comprato. O come Booksmart, che è il prossimo film di cui parliamo, per esempio qua in Francia è uscito su Netflix.
Non è uscito al cinema. Io però l'ho visto al cinema perché è uscito quando ero a Los Angeles per le tre, quindi mi sono tuffato a vederlo, visto che in Francia era appena uscito su Netflix. Potendo, preferivo guardarlo al cinema. Oltretutto, film d'esordio, anche questo, di Olivia Wilde, alla regia, l'attrice Olivia Wilde, che sicuramente avrete visto in 160.000 film, e che ricordo che all'epoca, quando era uscito, fece addirittura uno spot pubblicitario e post sui social, chiedendo alla gente di andare a vederlo perché non stava andando molto bene. Diceva: se volete che vengano prodotti film di questo tipo, se volete che nuovi registi e registe abbiano possibilità, sarebbe meglio che questo film non bombasse sostanzialmente. Certo, l'avevano distribuito praticamente 5 minuti dopo l'uscita di Avengers Endgame, che forse non è, capisco voler fare controprogrammazione, ma forse non è stata la più grande delle idee. In realtà poi alla fine credo che non sia andato così disastrosamente come sembrava all'inizio il film, però insomma. Che cos'è? In Italia è uscito come La rivincita delle sfigate. Diciamo anche questo, che peraltro, boh, cioè, se c'è una cosa che non è sto film, è un film che racconta di rivincite, secondo me. Assolutamente. È proprio a cazzo il titolo. E è facile caratterizzarlo come una sorta di superbad al femminile, nel Beh, senso anche per che. il fatto che la protagonista è la sorella di. E certo, sì, la protagonista è la sorella di Jonah Hill, Beanie Feldstein, Beanie Feldstein. Che magari avete visto in Lady Bird, era l'amica della protagonista. Ed è un film che racconta la fine delle scuole superiori e la voglia di divertirsi tantissimo un'ultima volta prima di entrare nel mondo adulto. Quindi ci sta il parallelo con Superbad. In realtà, secondo me, però, è un film abbastanza diverso, anche al di là del fatto che è banalmente un film di 10 anni dopo, di quando era Superbad. Secondo me Superbad potrebbe essere del 2002. 2007, quindi 2007, do sì, scusami, 12 sì, anni perché poi dopo. ha fatto quell'altro molto bello sul parco dei divertimenti. Sì, e insomma, comunque, come tipo di comicità, come taglio, come cose che dice, si vede che è un film che ha appunto di oggi, di 12 anni dopo, il modo in cui è scritto, il modo in cui tratta determinati temi. Al di là, cioè, non è solo una questione di avere protagoniste femminili. Superbad ha un tipo di comicità che qui. Che probabilmente lo stesso Superbad se lo facessi oggi sarebbe molto diverso, anzi sicuramente le commedie cambiano tantissimo da quel punto di vista. Beh, sì, sono quelle che risentono di più, forse il genere che risente di più, diciamo così, dei vincoli, ma anche delle possibilità di un dato periodo, quindi. Sì, infatti, di sicuro un modo per accomunare la Superbad è il fatto che come quel film riesce ad essere allo stesso tempo super cretino, veramente comicità a tratti anche molto demenziale, però alla fine raccontare cose secondo me molto azzeccate, interessanti e essere anche molto dolce in certi passaggi, pur essendo molto sbracato. E devo dire, questo è sicuramente di questi quattro film quello più rom-com tradizionale, cioè non rom-com, scusa, commedia adolescenziale tradizionale, nel senso che appunto ha dei personaggi fuori di testa, è molto ritmato, molto comico. Se ne distacca, come dicevo prima, perché comunque Olivia Wilde ci mette la voglia di fare regia, di non tirare via le cose. Ci sono, a parte una sequenza che sembra uscita da un film di Lord Miller, la sequenza quella in stop motion, che mi immagino anche quando ha dovuto giustificare la budget. Caspita, me l'ero dimenticata, ma è incredibile. Sì, cioè che è un momento fantastico, ma poi ha anche altri Ma momenti perché. è il momento acido. Sì, è il momento acido, è esattamente come in 21 Jump Street, cioè il momento droga e vedono le robe completamente folli, è un po' quella scelta lì, che però di nuovo è una scelta che Jump magari Street, tra l'altro, ricordiamolo con con Jonah Hill, Jonah Hill. ed è un tipo di cosa che non Questo spesso si. diventa il podcast su Jonah Hill. Eh sì, è inutile, e sono cose che magari non si vedono tanto in questo genere di film, così come c'è per esempio. Una scena con diciamo un litigio durante una festa che è tutta girata in un'unica inquadratura con questo dialogo infinito fra loro due. Cioè ci sono anche c'è una ricerca a livello registico che tutto sommato non ti aspetti da questo genere di film e che non è assolutamente come dire cioè è ben fatta, si vede, di nuovo si sarà fatta aiutare da un direttore della fotografia adeguato, però bravo Olivia Wilde che comunque non ha fatto una cosa necessariamente banale, tirata via, anche se poi magari per tanti altri aspetti rispetto ai primi due film di cui abbiamo parlato, questo è un film più tradizionale, non so come genere, come tipo.
Pronta? Sì, ci sono. Sì, beh, ma è la classica commedia barra notte di formazione. Oddio, che mi viene in mente, forse è iniziata con Lucas, ma forse pure ancora prima con Last Picture Show, cioè quel tipo di storia lì comunque che c'è in... anche era Linklater, La vita è sogno, cioè proprio la classica... sì, è quasi un racconto a tappe, quasi un road movie, nonostante sia quasi sempre fermo, cioè come una piccola odissea, nel senso che sono tutta una serie di tappe che affrontano di solito i personaggi in questo tipo di situazioni fino a in qualche modo venire a patti con se stessi o risolvere dei problemi. E in questo caso sì, il tono tra l'altro è a metà tra Superbad e American Graffiti, nel senso che non ha la totale leggerezza del secondo, ma non è nemmeno sguaiato quanto il primo. Sì. Ecco, E una cosa, c'è Minnie Feldstein e l'altra attrice della coppia di protagoniste è Caitlin Dever, che magari avete visto nella recente serie su Netflix, Unbelievable. Per me rimane la ragazzina sboccata di Justified, ma insomma, ultimamente sta avendo un po' di ruoli, molto brava anche lei. In generale, io trovo che sia un film che è poco indulgente con le sue protagoniste. Nel senso che cioè, non so come dire, non dico le tratta male, però il loro percorso è anche rendersi conto che si sbagliavano su un sacco di cose, che hanno un sacco da imparare e che tutta la gente che avevano attorno e che giudicavano superficialmente in realtà non è come pensavano, non c'è un singolo. Anche qui torna questa cosa che abbiamo detto anche prima, tutti i vari personaggi che se vuoi sono un po' i cliché, però alla fine non sono quei cliché, sono semplicemente ragazzini normali che cioè, si fanno i cazzi loro, è già il punto di partenza se vogliamo di loro. Che tutto il casino inizia perché le due protagoniste si rendono conto che sono circondate da ragazzi che, pur essendosi divertiti a scuola, andranno a università di livello, esattamente come loro due, che per andare a università di livello hanno passato tutte le superiori a studiare basta. E quindi vogliono, cazzo, almeno l'ultimo giorno vogliamo divertirci. E c'è proprio questo punto di partenza, se vuoi, di lei che dice: ma com'è possibile? Te sei la squinzietta, te sei l'atleta, non potete andare anche voi ad Harvard di qua e di là. E E invece invece sì. sì, è molto bello perché dice: no, guarda, noi in realtà sono accettato in quest'altra università, tu invece dove vai? Io vado lì per meriti sportivi, quindi sti cazzi, noi ci siamo anche goduti le superiori. Sì, però vedi anche in quello comunque, per esempio, è una cosa breve, un momento, però c'è intanto la conversazione fra lei e la ragazza lì, appunto, la super gnocca della scuola, se vogliamo, in auto, che comunque dice: oh, guarda che cioè, c'ho anch'io i miei sbattimenti, e glieli spiega veramente in due frasi, e dice: sono cose piccole, però alla fine cerca di dare un minimo di dimensione anche a quelli che sono i personaggi secondari o il McLovin della situazione, per citare di nuovo Superbad. E in questo io ho apprezzato molto. Poi di nuovo, secondo me ha dei momenti molto molto riusciti, il litigio alla festa, è anche bello come tratteggia il personaggio di appunto, oddio, mi sono di nuovo dimenticato, di Caitlin Dever, il suo approccio alla sessualità, l'incontro lì alla festa, fa molte cose, devo dire, molto azzeccate, secondo me. Bello, senza essere rivoluzionario, però bello. Bello, sì, è vero. Molto divertente, tra l'altro, cioè ho riso di gusto guardando. Sì, tra l'altro però incredibilmente tra tutti questi film, sarà che li ho visti in botta per registrare questo podcast a settembre, però è quello che mi ricordo vero. Tra l'altro, attenzione, Ah. li ho visti tipo tutti in un'unica sera, cioè, quindi è stato, forse questo era l'ultimo, il Beh, no, terzo. vabbè, sì, no, allora, cioè, non saprei, è Però del. è quello che forse, però adesso seriamente... Ha in qualche sarà che racconta davvero una storia molto praticata dal cinema, un cliché molto praticato dal cinema, però è quello che forse sì, forse, o magari semplicemente me lo ricordo meno io perché appunto boh, banalmente è quello che ha meno peculiarità che emergono. Sai cosa? Mentre gli altri due sono comunque film che provano a fare anche cose un po' particolari, se vuoi tra virgolette sono un po' più film da festival, se vogliamo, anche proprio come taglio estetico, questo sicuramente è un film che fa una cosa che abbiamo visto 50.000 volte e semplicemente la fa molto bene, in maniera molto moderna rispetto magari ad altri esempi, e comunque confezionato
secondo me incredibilmente bene rispetto a come lo sono di solito questo tipo di film qua, queste commedie che hanno proprio questo taglio così, con appunto anche quelle due o tre idee un po' surreali o molto curate a livello di fotografia, di montaggio, messa in scena. Però sì, poi se vai a vedere la sostanza, è sostanzialmente a livello strutturale di canovaccio, di racconto, è molto molto tradizionale a dal punto di vista della scrittura. Beh, però è anche bello, sì, ma ripeto, me lo ricordo meno proprio perché forse è quello che ha più storico, nel senso nel genere cinematografico. È un film che ho visto mille volte, però giustamente come tutti questi film, ogni regista lo fa nella sua epoca e se lo fa bene intercetta il sentire, per cui Lucas lo fa in quel modo lì, Mottola lo fa in quel modo lì, Linklater lo fa in quell'altro modo lì, al di là della sensibilità personale ci mettono proprio anche il periodo che raccontano. E qui secondo me emerge molto bene anche il fatto che, come diceva Mark Maron qualche tempo fa, si può essere, come si dice, divertenti e anche, tra virgolette, sorpassare certi limiti senza per forza, non so come dire, essere volgari fuori tempo, così. Secondo me questo film ci riesce bene, nel senso che sì, non è un film che diresti politicamente corretto, ma non è nemmeno un film che in qualche modo, non so come dire, va a cagare il cazzo troppo a certe cose. No, anzi, e secondo me in questo gioca anche il fatto appunto che alla fine se vai a vedere i personaggi che sono più presi in giro e più a cui il film più dice guardate che vi sbagliate, come dicevo prima, sono le due protagoniste. È un film che non, mentre per dire un Superbad tutto centrava sull'aspirazione, sul voglio trombare, sì, ma anche American Pie, cioè, visto che non mentre anche quella qui, roba lì, e forse è anche un po' una conseguenza del dare la versione femminile di quel tipo di film, il cuore è più un si torna, se vogliamo, a quello di cui abbiamo parlato sui primi due film, all'inadeguatezza, cioè al rendersi conto di non essere all'altezza e volersi quasi correggere, che è una cosa un po' diversa, non è voglio ottenere quella cosa lì, è voglio io diventare qualcosa. Forse abbiamo sbagliato, perché in fondo tutto parte con loro che dicono caspita, però abbiamo sprecato delle possibilità di vivere più intensamente e quindi cerchiamo di mangiarcele tutte in una notte. Tra l'altro c'è un precedente narrativo di questo film in uno degli ultimi episodi dei ragazzi della terza C, perché ci sono le due secchione, che quelle che dovrebbero essere la sera prima della maturità, vanno, decidono di non studiare, di non prepararsi, che non si sono godute il liceo e passano la notte in giro con Chicco Lazzaretti. Una delle due viene bocciata. Ho un vago ricordo di questa cosa. Sì, però vedi che questo sostanzialmente vuol dire che è un film che non stravolge la struttura del genere, ma lavora più magari sul cambiare le situazioni, le singole cose, le caratterizzazioni all'interno però appunto di uno scheletro che è tra virgolette il solito. Sì, ma davvero, ma già il fatto che per esempio non ci sono vere e proprie teste di cazzo nel film. Beh, è vero, nel senso ci sono personaggi eccentrici, ci sono personaggi, ma anche il Riccone. Nel senso che magari in un altro film il personaggio di quello, non so, in un film di Hugh sarebbe quello dove tutti vogliono andare alla sua festa. E qui invece sostanzialmente è pure lui un disinserito perché è troppo ricco e quindi vive in un mondo diverso. Sì. Beh, devo dire che questa cosa non ci sono personaggi negativi, sta diventando abbastanza una costante nella nuova commedia americana, cioè è più o meno Però una sai, dopo costante. anni di polarizzazione ci sta. Eh no, infatti sì, è quasi una questione generazionale, perché già alla fine se vai a vedere anche lo stesso Lady Bird l'anno scorso aveva un po' questa cosa, sta un po' venendo fuori questa cosa qui, questo minor visione un po' meno schematica dei caratteri Ma sai, giovanili. è perché secondo me la commedia si affranca anche da altri, cioè nel senso si sta asciugando da altri generi che prima in qualche modo dovevano coesistere per poter portare avanti una struttura di racconto e quindi adesso un po' semplicemente è l'equivalente che so quello che stanno facendo in qualche simulator nei videogiochi. Volendo, sì, Tolgono la effettivamente. sfida, cioè tolgono quel tipo di polarizzazione per poter fare liberamente quello che invece vogliono fare e ci riescono. Giusto, giusto, ci sta.
Va bene, come ho detto, Booksmart, la rivista delle sfigate, è uscito a inizio settembre al cinema in Italia, quindi suppongo che sui servizi di streaming italiani non sia ancora disponibile, però insomma arriverà, penso, a breve e in ogni caso, insomma, boh, se usate Netflix con la VPN potete vedervelo su quello francese, però insomma a breve arriverà un po' dappertutto. L'ultimo film di cui parliamo, che è uscito a fine agosto in Italia al cinema, ed è secondo me il più debole dei quattro, però alla fine, visto che facciamo il podcast sui teen movie, questo qua comunque è uscito al cinema in Italia in questi mesi, tanto vale buttarlo nel mucchio, no? E diretto anche questo da un giovine all'esordio nella regia, che io sappia, ovvero Max Minghella. Attenzione, Max Giorgio Choa Minghella. Sì, mi pare di sì che sia anche lui esordiente, però lui in realtà è un attore che ha fatto diversi film, era uno dei personaggi in Dance Made Tale, nella Sì, è serie l'autista in The Handmaid's L'autista. Tale, e era anche apparso, vedo qua, in The Mindy Project, è apparso in svariati film, anche se insomma non è che abbia esattamente, come dire, una carriera da particolarmente vivace da attore. Forse Handmaid's Tale è il suo ruolo più grosso, o più significativo comunque. Ed è il suo esordio appunto da regista, anche se aveva già scritto questo La nona vita di Louis Drax, che non ho la minima idea di che cosa sia. Un film di Alexandre Aja, tra l'altro, pensa un po', vabbè. Qui al suo esordio scrive e dirige con Elle Fanning, vabbè, figlio d'arte, comunque non so se l'abbiamo detto, il figlio di Anthony Minghella, con Elle Fanning Aiuto, qua... aiuto, aspetta, Anthony Minghella, forse sto sbagliando, forse sto associandolo al paziente inglese, no? Sì, Paziente Sì, inglese, Il talento di Mr. no! Ripley, Ritorno a Cold Mountain, sono così a occhio direi i suoi film più famosi. Sì, ma perché ho la sensazione, cioè perché lo sto odiando? Ma se, però non odio particolarmente nessuno dei suoi film. Forse il paziente inglese ha vinto l'Oscar all'epoca? Sì, per la regia aveva vinto. Ah, ok, allora forse per quello, perché lo considera, rappresenta uno dei film assieme a Shakespeare in Love del periodo Oscar merda. Però magari questo in realtà me lo ricordo, cioè me lo ricordo, l'ho visto una volta, quindi magari è pure bello, chi lo sa. Allora, io ho apprezzato molto sia Ripley che Cold Mountain, questo posso dirti. Io ho Ha apprezzato vinto, sì, Ripley, comunque Cold sì, Mountain il non ricordo niente. paziente, ecco, sai cosa? Il paziente inglese aveva vinto come film e regia nell'anno in cui c'era Fargo. Ah, cazzo, sì. Sì, ma era il periodo anche Hollywood che faceva queste robe qua, tipo il mandolino del Capitano Corelli, non so, cioè, o tutto un calderone Quello però è John di... Madden. Sì, no, lo so, però tutto un calderone di film di merda No, di un dato vabbè, periodo, ma sarà tipo... comunque questo Teen Spirit, la cui mia recensione su Letterboxd è comunque meglio di Bohemian Rhapsody. Io adesso che mi faccio un video col telefono e il gatto, sono io di Bohemian Rhapsody. Ma pure senza gatto. È questo film su questa ragazza, interpretata da Elle Fanning, che è sostanzialmente una, siamo anche qua fine adolescenza, così direi, perché comunque partecipa a questo talent show dedicato ad adolescenti, ma mentendo sulla sua età, perché sarebbe un po' più grande dell'età che dovrebbe avere per partecipare. Lei vive sull'isola di Wight in un villaggino, ha la passione per la musica, canta nei localacci disgustosi che c'ha lì in paese, però appunto sogna di diventare chissà chi. Si iscrive a questo talent show senza neanche dirlo alla madre, si fa aiutare da questo tizio con un passato, tale Zlatko Buric, l'attore, un attore croato-danese, pensa un po'. Tra l'altro è bravissimo secondo me nel film. Stato Sì. bravissimo, magari Insomma, mi beh, faccio suggestionare. alla fine, se vuoi, ha quasi un po', io l'ho detto meglio di Bohemian Rhapsody perché ha quasi un po' un percorso da biopic musicale con gli inizi, poi conosce il manager, poi c'è il momento di rottura col manager e il manager nuovo un po' infido che si infila, scopre la fame, eccetera, anche se poi si conclude, cioè non è che vediamo la sua carriera, ok. Però ha un po' quel taglio lì, anche se è una storia completamente Secondo me è inventata. anche un po' di dramma sportivo, se vogliamo. Anche sì, se vogliamo. È molto tradizionale. Ecco, qui c'è Minghella, secondo me, ha un po' la sindrome del
devo assolutamente buttarci dentro di tutto perché è il mio esordio da regista. E da sto taglio, quando tutte le scene in cui Elle Fanning canta, peraltro canta lei proprio nel film, e canta un mix di cover di canzoni famose vere e di canzoni scritte, credo ci siano un paio di canzoni scritte apposta per il film. Anzi, guarda, sto vedendo adesso qualcosa addirittura scritto da lei. Da Elle Fanning, se sto capendo bene cosa dice qua. No, forse sono cantato, però ad esempio c'è una canzone scritta apposta da Carly Rae Jepsen e qua di Call Me Maybe, l'incubo. Le scene in cui lei canta sono girate, suppongo, come dire, consapevolmente, sembrano veramente dei videoclip, roba che vedevamo su MTV quando eravamo nei nostri mid-90s. Non so se hai avuto anche tu questa impressione. Allora, io in realtà, sì, beh, prima di tutto staccano molto dal resto della messa in scena, nel senso che proprio si prendono poi anche col montaggio, giocano di montaggio così, sembra robaccia di tipo Lene Marvin, Sì, Lene Marvin, non mi ricordo c'è anche neanche più. un po' il fatto che essendo un talent show televisivo vuole dare anche un po' quell'idea, questa esibizione è in TV. Sì, sono d'accordo, però ecco, lo fa molto spesso, cioè paradossalmente i momenti in cui quando canta nello show, nel reality sono quelli più posati, quando magari prova in camera o diciamo si esercita così che c'è parte il montaggio, c'è un po' di cavalli, lei che vede i tramonti, così è un po' stucchevole. Sì, no, sono abbastanza d'accordo. Però devo dire che il film l'ho trovato a modo suo gradevole. Assolutamente non ha. Cioè, prima dicevamo che Booksmart è un film, se vogliamo, abbastanza tradizionale nella struttura. Questo è super tradizionale, cioè non c'è mezza sorpresa, onestamente. Cioè, è tutto molto. Cioè, c'è il ragazzo simpatico con cui forse quaglia, forse no. Poi conosce quello figo con cui qua. Cioè, è tutto molto, appunto. C'è anche il fatto, il manager con cui poi va un po' in rottura perché il manager la vuole proteggere, ma lei non lo capisce. E poi viene tentata dal manager, un quello un po' più sgamato, più che vuol far soldi, anche se comunque pure lei non è. Cioè, è proposta come una che sta lavorando, non No, ma è. infatti, parliamoci chiaro, altro film senza personaggi negativi. Sì, Cioè, nel assolutamente. senso, nessuno, cioè, ognuno ha le sue motivazioni per fare quello che fa. La manager della casa discografica le dice, guarda, noi ti proponiamo questo contratto, anche pure se non vinci o se così, a un certo punto le propone un contratto, chiaramente lo devi fare con noi, però sti cazzi, noi siamo professionisti, questo qua è comunque, per quanto ti abbia seguito finora, è un ex, come si dice, cantante d'opera, che ti può dare lezioni di canto, però non è un manager, non conoscere, noi ti possiamo lanciare. Poi però alla fine il modo in cui si vuole, il modo in cui si risolve questa situazione è del tutto professionale, non ci sono trame o diciamo così sottotesti, malvagità che emerge così, cioè è tutto assolutamente credibile. Così come il figazzo che a un certo punto ci prova, stanno a una festa, lui è un belloccio, le piace, viceversa, non è che le sta... La fa arrivare tardi un po' a casa la sera prima, cioè della finale, non è che succede chissà che cosa. No, no, assolutamente, assolutamente. Da quel C'è punto di vista. consenso reciproco poi, insomma, quando c'è un momento così di limonamento, per cui insomma. Quello Limonamento. è proprio il limonamento da festa così. Sì, cioè, ecco, se c'è una cosa, c'è sempre un po' il problema in questi film in cui mi stai cercando di convincere che lei è una che la sentono cantare e rimangono scioccati. Madonna, che brava, questa è una stella, c'ha talento. Onestamente, io guardandola che si esibiva, non mi è sembrata No, però questa secondo me reincarnazione di Whitney però Houston. giustamente è Elle Fanning vestita comunque curata bene, anche quando è dismessa, è comunque, diciamo, nel senso, stai comunque vedendo una che è effettivamente un'attrice ed è un'attrice anche di aspetto gradevole, per cui giustamente secondo me gioca anche quella cosa lì all'interno No, no, è dell'ottica chiaro. del film. Però insomma, sì, l'ultima esibizione che dico, wow, hai dato il bianco, sei stata bravissima. Ho detto, boh, non so, io l'ho trovata un po' spenta, Ma secondo me è onestamente. pure un po' cagna, cioè non si sono neanche mai impressionato molto quando canta, un po', No, davvero un po' infatti. spenta. Che poi per carità è anche una delle cose che nel film, nell'ottica del racconto, le rimproverano, cioè devi essere più scenografica, devi Sì, è vero. spingere un po' su quella Ma roba. appunto, quando poi c'è l'esibizione in cui dicono, oh, finalmente, ma finalmente cosa? Sì, Ha che ti giusto mosso un po' di spe più più il morte in braccio. piedi di prima.
No, beh, ha mosso di più le braccia, eh. Ma perché? Perché ha cazzato la sera prima. È un po' come quando... Quindi alla fine il tipo ha fatto bene a darle un po' di carica. No, beh, sì, è vero. Guarda, è un po' come quando al cinema c'è una storia in cui uno dei personaggi sta lavorando su un articolo di giornale. Tipo, mi viene in mente la seconda stagione, che beh, non è il cinema, però insomma, la seconda stagione di Daredevil, che c'è lei che deve scrivere l'articolo sul punitore, e alla fine commettono l'articolo di farglielo, cioè l'errore di farle leggere l'articolo. Che i personaggi dicono: hai fatto un articolo della Madonna, e lei lo legge ed è una merda. Che non è sempre una roba, ma non farglielo leggere, dimmi che è bello e fine. Sì, nell'economia del film basta che, cioè, non devi dimostrarmelo. Però sai, è molto più facile farlo, cioè è molto più stupido sbagliarla con un articolo, sì. Perché so che è del tutto evitabile ai fini del racconto, la lettura, una volta che hai presentato il contesto. Però in questo caso c'è la stessa storia dei talent show. No, no, è chiaro, sì. Cioè, nel senso, tu devi, a un certo punto il pubblico devi fargliela sentire questa canzone. No, ed è come certo. Quando guardi veramente i talent show, nel senso, ti capita mai di guardare X Factor o di seguire mezza puntata, comunque c'è sempre questa roba qua, ti devi fidare dei giudici, Sì. Anche se magari in quel momento tu stai valutando la cosa in maniera personale, Sì, dici vabbè, allora, tu... diciamo che sì, per quanto comunque Elle Fanning abbia presenza scenica, comunque ovviamente buca lo schermo, è una brava attrice, per cui alla fine funziona, per carità, lo vende abbastanza il personaggio. È il classico film che probabilmente viene, cioè, anzi, sicuramente viene meglio da quel punto di vista quando fai, che ne so, A Star Lady is Born Gaga. con Lady Gaga. O Beh, ma perché lì banalmente quando succede che prendi una che l'ha effettivamente vinto un talent show. ma prendi una che effettivamente un po' perché il carisma ti arriva già da prima del film, un po' perché effettivamente è davvero brava, cioè ti dà il salto di livello, ma te lo dà anche quanto lei rispetto a sto parlando di A Star is Born, rispetto a cosa, come si chiama il suo partner. Bradley Cooper. Esatto, cioè tu senti, Bradley Cooper è l'Elle Fanning di questo film, beh, è più bravo, però in generale comunque è uno che si vede che canta, nell'economia del film è bravo, però tu pubblico dici ok, è bravo, è Bradley Cooper, così, però quando arriva Lady Gaga effettivamente è proprio tutto un altro tiro. Sì. Qui invece c'è solamente lei e non ha mai il tiro di Lady Gaga, nemmeno nel momento di picco. No, infatti, cioè, mi Il che viene in probabilmente mente. da un certo punto di vista potrebbe essere più realistico, perché giustamente se tu sei in un talent, e raramente ti capita la Lady Gaga, è più facile che ti capiti una come Elle Fanning, che nell'economia del film fa comunque cantare e non è sgradevole. Sì, però lei vince, cioè, nel senso, Sì, ci viene però presentata. esulta, diventa la Ci superstar. viene presentata come una che rompe il culo al talent, se la gioca per la vittoria, le dicono: ah, sei stata bravissima. Io penso, cazzo, Jennifer Hudson è una che effettivamente ha vinto l'American Idol e poi ha avuto una carriera anche al cinema, ed è un altro livello. Sì. Insomma, però vabbè, cioè, capisco anche che non è che puoi trovare sempre una Jennifer Hudson per fare questi film, e che è meglio forse avere nell'economia produttiva, barra mi serve una capacità di recitare, eccetera, forse sia meglio avere Elle Fanning. Onestamente è il film che di questi quattro l'ho messo, appunto perché, come dicevo prima, mi sembrava avesse senso infilarcio, però mentre gli altri tre, dico, secondo me vanno tutti recuperati, questo vabbè, si può fare anche a meno. Però comunque gradevole. Vedo che tu avevi scritto che era la versione per ragazzi di The Neon Demon. Beh, sì, perché secondo me, beh, sarà che c'è sempre Elle Fanning che vive la stessa parabola, nel senso, ragazza di provincia che entra nello star system, non importa se modella, cantante. E poi perché secondo me ci sono alcuni proprio momenti in cui Minghella spinge proprio sui neon, su quella fotografia lì alla Refn. Ripeto, magari mi sto interpretando io Un perché po' sono più a visto... cazzo dei cane, però insomma. Sì, però cioè, da un certo punto, in alcune sequenze, anche in un piano di sequenza, ho proprio avuto quella sensazione lì. Cioè, lui dice, ok, c'ho la stessa attrice, c'ho la stessa storia, c'ho la stessa luce, e allora che faccio? Non ci metto anche quelle due o tre robe. Però, ripeto, magari di nuovo sovrainterpreto, perché effettivamente c'erano due analogie, magari io ci metto la terza di sovralettura. Vabbè, comunque, un'ultimissima cosa su questo film, secondo me, ecco, non è male il rapporto, forse la cosa più bella è il rapporto col suo mentore.
come spesso poi succede in tutti i drammi sportivi, è molto delicato, fatto bene, è bello il modo in cui se la giocano, in alcune scene che sono banali, straviste, ma fatte bene, delicate, tipo quando sono sul traghetto per l'isola di Wight, quindi insomma. È bello anche il rapporto tra il mentore e la madre, Sì, vero, beh, che a un quelle certo sono punto proprio sembra due scene che voglia esserci anche un po' di affetto, un po' per la madre che è molto ruvida, molto, viene quasi spiazzata dai fiori, cioè la madre che è molto sospettosa perché cresce la figlia da sola, tutta una serie di problemi, così, insomma, giustamente. Poi tra l'altro loro sono polacche sull'isola inglese, corretto? Mi sì. pare che c'è anche un discorso, diciamo, di... Vabbè, comunque è interessante il modo in cui viene gestita anche questa cosa qua. Cioè, la madre che è protettiva, austera, ma mette anche le cose in chiaro e diffida il giusto di questo tipo, che effettivamente è un barbone che vive sulla cosa e va lì e insidia la ragazzina, cioè capisci che hai mille buoni motivi per essere diffidente. Cioè, Sì, pensa se tua figlia a effettivamente. 13 anni torna a casa con un ex cantante d'opera di 60 e dice che vuole diventare il suo manager, capisci che tu qualche problema te lo fai. Vabbè, ci sta, ci sta. Va bene, direi che possiamo concludere. Questo film è uscito a metà agosto in Italia, al cinema, quindi magari anche questo reperibile in un modo o nell'altro, però non è ancora ufficialmente disponibile sui vari canali per l'acquisto in streaming e via dicendo, ma insomma, se comunque vi incuriosisce e volete recuperarlo, non credo ci sarà da aspettare molto. Direi che è tutto, grazie per l'ascolto. Dico subito, faccio così questo annuncio a Peduzzi, te lo No. dico. Te lo faccio sapere, ho deciso che non faremo l'altro popcorn che avevamo ipotizzato, quello su Rom-Com con Yesterday oddio, aiutami, Long Shot. Allora vado, cancello subito tutti gli appunti. Bravo, non succede, ma se succede, non lo facciamo quello. Sappiate però che Long Shot è bellissimo, Yesterday è È gradevole, ma gradevole, è bello, è un film delizioso, dai, può anche essere considerato una non merda, facciamo secondo di come la polemiche, prendete. non Però facciamo Long Shot è revisionismo. Però Longshot è bellissimo ed è un po' come Booksmart, nel senso di inserirsi in un genere, in quel caso la rom-com, ma farci cose nuove, diverse, ribaltare cliché, eccetera. Invece, non so se faremo un popcorn su Terminator, perché secondo me è il classico film di cui può essere divertente parlare facendo spoiler, però non so se valga la pena di stare a dedicargli un podcast in cui stiamo a chiacchierare in più persone, vediamo come va. Mentre, qua ti metto subito sulla graticola. Sono uno No, scienziato. vorrei fare un popcorn di fine ottobre, inizio novembre sui tre film horror usciti in queste 2 settimane, però ti manca da guardarne uno e quindi devi andare a recuperarlo. Quindi è colpa tua se non lo facciamo, sappilo. Ragazzi, è colpa mia. Ok, va bene, però per oggi è tutto. Grazie per l'ascolto e alla prossima e basta, ciao. Ciao. Careful, 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 careful.